Nella logica misteriosa dell'amore non si tratta di valutare quante persone realmente amiamo o quanti aspetti della natura amiamo. È più importante come amiamo e l'intensità dell'amore verso Dio, il prossimo ed il cosmo. Infatti, succede che ci illudiamo di amare molti, la natura e Dio, ma quando siamo messi alla prova emergono tutte le nostre lacune, fragilità e paure. Più prendiamo coraggiosamente coscienza del nostro modo di pensare ed agire, e più diventiamo consapevoli della nostra incapacità di amare. Non disperiamo. L'amore è paradossalmente alimentato da questa consapevolezza, perché la sua natura è questa. Ognuno di noi deve in qualche modo scomparire a se stesso per dare spazio all'altro.